presente la frase "Ho trovato il mio posto nel mondo", che non sembra affatto un esercizio facile da svolgere, no? Alcuni dicono che basti trovare se stessi, alcuni dicono di smettere di cercare, altri dicono che la verità sia dentro di noi, forse un po' simile al trovare se stessi. Finora credo ne abbiano parlato veramente tanti film, libri, saggi, diciamo, è un argomento bello sentito. In alcune epoche della nostra vita, addirittura quando è un passaggio obbligatorio, quando dobbiamo decidere cosa faremo da grandi, per esempio, quando siamo di fronte a grandi cambiamenti, l'arcano della stella ci dice cosa ne pensa. Vediamolo insieme in questo video. Se ti piacciono questi argomenti, subito sotto nella descrizione troverai il link a questa playlist. Iscriviti al canale, spunta la campanella così saprai quando usciranno i nuovi video. Sigla! Il tarocco di oggi è la stella, il numero 17 degli arcani maggiori, e le tre parole chiave che lo riguardano sono trovare il proprio posto, nutrire, rispettare. Nella carta c'è una donna nuda, molto bella, inginocchiata sotto a un cielo stellato, nell'atto di versare il contenuto di due coppe nell'acqua che le scorre ai piedi. Si dice che versi il contenuto delle brocche nell'acqua stagnante rendendola pura. Sta di fatto che con questo gesto lei fornisce nutrimento a questa terra. Lei è inginocchiata, come a rendere omaggio umilmente, no? Penso a quando ci si inginocchia nelle situazioni religiose o politiche. Ora, se noi osserviamo il cammino che abbiamo fatto finora, ultimamente lo stiamo facendo spesso, la prima parte, no? Dal matto alla giustizia, poi dall'eremita in questo secondo decimale fino alla torre, vedremo che tutto quanto potrebbe essere visto come una grandissima narrazione di crescita. Noi a questo punto siamo agli ultimi passi e in questo percorso, se dovessimo girarci indietro come fa l'eremita, potremmo dire di aver fatto tesoro di diverse esperienze, di aver imparato diverse cose. Bene, quando questo succede, abbiamo la possibilità di nutrire e migliorare l'ambiente circostante, quello che ci sta intorno a noi. Ed è esattamente quello che fa la stella, con generosità, con grande pace interna, armonia. I modi per farlo nella nostra vita sono personali, legati alla nostra unicità. Quando si è public speaker, si ha la possibilità di condividere generosamente le proprie conoscenze con il pubblico, per esempio, in una crescita condivisa, come ho già detto nei video precedenti. Chi si occupa di formazione comprende molto bene questo concetto. Si cresce con i propri allievi, anche solo nel capire, no? Corso dopo corso, come insegnare al meglio. Anche per il public speaker è così. Si cresce facendo public speaking con generosità. L'ombra in questo caso però è nella dispersione della mia energia. È giusto condividere con generosità, ma se vediamo che questa cosa ci lascia stanchi, se vediamo che questa cosa non ci rigenera, allora c'è qualcosa che va rivisto, perché da qualche parte stiamo perdendo energia. Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace nel caso. Puoi anche iscriverti al canale, spuntare la campanella, così saprai quando usciranno i prossimi video. Ti saluto come al solito, a un certo punto qualcosa cambia. Ciao!